Buongiorno a tutti da Lux 65. Si è appena conclusa la partita di calcio tra la Juventus Women e l'Inter, risultato di 5-0, partita che doveva decretare soltanto un record che sarà impossibile da battere. Praticamente la vittoria di tutte le partite del campionato, 22 vittorie su 22 partite, mai successo né in campo maschile né in campo femminile. Questa Juventus ha fatto il record andando a vincere la partita praticamente già dopo 4 minuti, stava sul 2-0. Primo gol segnato da Sara Gama, il grande capitano, poi colpo di testa di Cristiana Girelli per il 2-0, poi un terzo gol ad opera di Caruso, 4-0 già al 19esimo. Gol di Irinen, anche lei nel tabellino dei marcatori, dannata. E nel secondo tempo il 5-0 di Andrea Staskova, poi girava ovviamente durante la partita girandola di sostituzioni. Oggi era una giornata del record ed era una giornata anche triste di saluti anche inaspettati, perché nessuno si aspettava l'addio di Rita Guarino. Ancora i motivi non si sanno, probabilmente è impossibile fare meglio di come ha fatto Rita Guarino. Ci potrebbe essere qualche sirena a livello di nazionale, sicuramente non l'anno prossimo, perché l'anno prossimo ovviamente sarà guidata ancora da Milena Bartolini, perché ci saranno gli europei. Quindi un addio che fino a qualche giorno fa sembrava inaspettato. Le sue ragazze l'hanno salutata, gli hanno tributato giusto omaggio, gli ha tributato giusto omaggio anche il presidente Agnelli, che già si dice pronto il sostituto, un uomo, un allenatore della Premier League, Joe Montemurro, che ha giocato in Italia come calciatore, che ha allenato ovviamente ad alto livello in Premier League, tanto da essere premiato come miglior coach femminile, portando l'Arsenal a vincere il campionato e l'FA Cup in pochi anni. Dopo anni che non vinceva, ha allenato quindi calciatrici di grande spessore, una su tutti è Midema, quindi un campionato professionistico. Nei prossimi giorni si saprà se sarà ingaggiato, ma probabilmente credo sia molto probabile questa cosa. C'è stato un altro addio inaspettato, quello di Laura Giuliani, il portierone della nazionale e della Juventus, milanese. Ha scelto di firmare per il Milan. Probabilmente dietro questa scelta ci saranno motivi di avvicinamento a casa. È ovvio, uno di Milano, magari giocando nel Milan, la sera può abbandonarsi all'affetto dei suoi cari, eccetera, eccetera, eccetera. Dietro questo spostamento da una squadra italiana ad una squadra italiana, credo che ci sia soprattutto questo. E quindi la Juventus ovviamente dovrà cercare un portiere di livello per sostituire Laura Giuliani. Ci dispiace il suo addio, ovviamente dispiace a tutti i tifosi. Laura Giuliani, porterone che ha vinto 4 scudetti consecutivi, 2 Supercoppe e una Coppa Italia con la Juventus, l'anno prossimo difenderà la porta del Milan. È probabile anche l'addio di Maria Alves, vista in lacrime e comunque notizie di corridoio, fanno presagire che anche Maria Alves sia ai saluti. La rosa della Juventus è ampia, ha un sacco di giocatrici giovani, una su tutte, la Ippolito, la Alice Berti, eccetera, eccetera, eccetera. Qualcuno ha ventilato anche la possibilità di movimento di Barbara Bonansea, perché ha come procuratore minore Iola. Bah,
Io do un consiglio a Barbara Bonassea, ovviamente si può andare a fare esperienza all'estero, ma nell'anno dell'Europeo io non mi cercherei casini in campionati nuovi, aspetterei magari un anno a Europeo concluso, magari poi dopo, anche se da parte mia, per me, Barbara Bonassea dovrebbe restare sempre alla Juventus. Proprio nel momento in cui stiamo diventando professionisti è meglio tenersi le migliori calciatrici. Quindi è stata una giornata un po' particolare, ma ricordiamo che la Juventus ha tantissime campionesse, tantissime calciatrici forti in rampa di lancio, da Sofia Cantore a Benedetta Glionna, eccetera, eccetera, eccetera. Ricordiamo che ha supplito all'assenza di Barbara Manassea sia in questo campionato che in quello scorso per infortuni, ha supplito all'assenza di Martina Rosucci, di Saragama, eccetera, eccetera, eccetera. Ha un attaccante come Andrea Staskova che andrà fatto giocare, ha la Ippolito che sarà un'altra calciatrice che dovrà essere fatta giocare. Insomma, vedremo, vedremo, vedremo. Ovviamente anche le altre squadre si rinforzeranno, ma se comunque la Juventus, come sembra, ingaggia un allenatore di profilo internazionale come Gio Montemuro, credo che voglia allestirgli una squadra all'altezza della situazione, anche perché venendo questa Juventus da 22 vittorie su 22 partite, fare meglio credo che in Italia non sia possibile. Quindi l'obiettivo sarà migliorare nei gironi di Champions League, magari non arrivare a giocarsi la finale dell'Allianz del 2022, perché credo sia un sogno utopico per adesso. Se non altro, cambiare metodologie di allenamenti, cambiare magari stili di gioco, magari adottare magari delle cose, insomma, diventare più europei, cosa che magari sarebbe richiesta anche in campo maschile. E quindi la cronaca della partita è praticamente a zero, l'Inter entra praticamente in vacanza e nei primi 20 minuti ne prende 4, poi evidentemente negli spogliatoi qualcuno gli dice: guarda che stando avanti così. E quindi nel secondo tempo la partita è più equilibrata, finisce alla fine 5-0 per la Juventus. C'è anche l'addio di Chiara Marchitelli, portiere dell'Inter, 36 anni, anche lei ha lasciato un segno nella storia del calcio femminile, festeggiata sia dalle giocatrici bianconere, compagne di nazionale, sia ovviamente dalle compagne di squadra. Un bello spot per il calcio che purtroppo in versione maschile non si riesce a fare, soprattutto fra Juventus e Inter, e poi alla fine la premiazione con Rita Guarino e il suo staff e tutte le calciatrici che si salutavano, ovviamente salutavano il coach e magari qualcuna, salutava anche Laura Giuliani e Maria Alves. Chi arriverà lo vedremo. Adesso ci sarà ovviamente, sentivo primi di giugno, questo discorso con l'allenatore italo-australiano. Credo che sia ovviamente moglie italiana, vuole tornare in Italia, lui parla perfettamente l'italiano, non sarà un problema farsi capire dalle calciatrici, ovviamente non arriva un allenatore che parla soltanto l'inglese, potrà portare l'esperienza della Premier League, la fisicità della Premier League. Ricordiamo che la Juventus, le squadre italiane ovviamente peccano rispetto a quelle di Premier in fisicità, e magari chi lo sa, un nome come quello di Gio Montemuro potrà allettare qualche calciatrice di nome ad arrivare a giocare alla Juventus. Un saluto alla grandissima Rita, oggi abbiamo capito che si chiama Maria Rita Guarino, classe 71, attaccante con numero 11 quando giocava, ha lasciato un segno indelebile nella storia delle Juventus Women, e lei e Stefano Braghin che hanno costruito questa macchina vincente che ha vinto tutti e quattro i campionati che ha disputato da quando è stata fondata. Un grande addio, un dispiacere ovviamente perché, come ho letto su Twitter, molti non hanno capito questa mossa, ma dietro ogni cosa ci sono delle motivazioni. Se è stata lei a chiedere, a dire,
Questo non si sa perché qualcuno ha detto, ma anche con Pirlo hanno fatto un conto è la prima squadra maschile, un conto è la prima squadra femminile, sono due cose completamente separate. Se avranno fatto una cosa del genere sarà stata una cosa concordata, anche se il rinnovo del contratto era arrivato a febbraio. Vedremo, vedremo. Se Rita Guarino andrà in quest'anno ad allenare da un'altra parte, vorrà dire che la Juventus si è dovuta cautelare in anticipo, si è voluta cautelare in anticipo prendendo un allenatore di profilo internazionale. Nel caso invece che rimanga ferma e attenda la nazionale, si capirà il perché di questo addio. Per Maria Alves, per di Laura Giuliani abbiamo già detto, ovviamente dispiace perché va alla nostra principale avversaria di questi ultimi 2 anni, che ovviamente credo si rinforzi un pochino, anche se comunque il portiere del Milan non è mai stato un portiere, era un portiere di ottimo livello. Dispiacerà averla come avversario, ovviamente, ma le storie del calcio cominciano e finiscono, ne arriveranno altre giocatrici di altro livello e la storia della Juventus Women continuerà. Se sarà sempre vincente o meno, questo lo vedremo dal prossimo campionato. Un saluto a tutti da Luke65 e grazie ragazze, imbattute e a punteggio pieno. Credo che sarà molto difficile per un'altra squadra, maschile e femminile. Il maschile penso sia quasi impossibile, nel femminile molto complicato.